waiting for... Oggi, giovedì 29 novembre, GameCube. Parco di Fiori Bianchi, livello 4. Bene, eccoci qua. Lo so che vi aspettavate che facessi la solita estrazione, soltanto che, dato che ho pochi giochi in riserva per GameCube e il mio joypad non funziona benissimo, quindi i giochi che richiedono il controller stick C non li posso usare, appunto perché fa le bizze. Quindi ho deciso, perché no, facciamo una parte di Pikmin 2 e la spacciamo per Waiting for Wii U. Bene, eccoci qua. Siamo al Parco dei Fiori Bianchi e oggi lo completeremo. E quelli non sembrano riuscire a salire. Qua non c'è niente. No. Bene. Io direi che facciamo la solita ispezione. Prendiamo un po' di bianchi. E vediamo, ci sarà sicuramente qualcosa da scavare. Qua non c'è niente, che non vedo molto in giro. Veloci. Ok. Qua. Ok. Forza lui, andiamo. Ok, prendete questo fungo. Non ci sono nemici in giro. Ed è strano. Ah, ok, questo è già in superficie, però è sottoterra, ma non si vede nemmeno. Wow. Ok. Vediamo. Oh no. Ce n'ho in giro, sì. Perfetto. Veloci. Non siete Pikmin bianchi per niente. Spero. Così tanti, vabbè, dai. Non fa niente. Fungo tossico. Cos'è, navicella? Ti sei modernizzata? Non la potevi chiamare lecca lecca rosso? In effetti il bastone più il coso là sopra magari potrebbe sembrare un lecca lecca. Va bene. Sì, però. Come non detto. Facciamo così che facciamo prima. Recipiente di mare. Ah, è pesce in scatola. Bene. Basta? Seriamente? Nient'altro. 32 più 63 fa 95. Quindi possiamo andare. Parco di Fiori Bianchi, livello 5, e io vi aggiungo anche terzo tentativo. Perché? Livello finale, per questo. Esattamente.
Ho capito la meccanica e adesso so come batterlo, quindi facciamolo. Vi chiederete perché porti tutti i Pikmin. Beh, per ora non importa, basta girare attorno e rompiamo queste uova. Ma vai a dovevo essere più cauto. Già. Allora, avete intravisto il boss? È un uccello ed è malvagio. Non quanto la cosa, la tizia là, però è malvagio. È tanto. Facciamo 5. E qualche rosso. Bene, sono tutti in fiore. E ecco quando dobbiamo attaccarlo. Subito, subito, immediatamente, subito. E poi riprendere Pikmin alla velocità della luce. È un boss scarso, fidatevi. Però dovete starci attenti. Quindi riabbassati. Grazie. Infame. Riabbassati. Grazie. Grande. Attaccate, 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 attaccate. Mi sto impappinando e non muore nessuno e non è morto nessuno. Yeah. E vai. Pikmin buggati. Ottimo lavoro, Olimar. Hai battuto quell'essere ibrido, metà uccello, metà serpente. Serpente? Oh no, non può essere. Quel tesoro è stato ingerito dalla bestia, vero? Eh già. Incredibile il fatto che questo boss dura poco. Ha una strategia che si capisce dopo non poco. Sì, appunto, ha poca vita. Però se si capisce come batterlo, ci mettete nemmeno un minuto. Vediamo dove è l'uscita. Via, Pikmin. Via. Eccola qua. Non c'è nessun altro tesoro in giro? Sembrerebbe di no. Sakonanna a 5 posti. Cioè per loro questo sarebbe un letto quintuplo. Questo tessuto sembra comodo, lo userò per rattoppare il sacco a pelo preferito dal capo. Imbasitura, avventura, bla bla bla. Cucitura terminata, il sacco nan è pronto. Ne evita lì tempo, tieni premuto X per schiacciare un pisolino. Non so cosa serve, però lo scopriremo insieme. Penso che sia inutile, secondo la mia modesta opinione. Hanno consegnato il mostro. E 95. Let's go. Ok. Caverna completata. Ottimo, ottimo. Non salvo. Non sia mai. Ok, siamo ancora a metà del giorno, ma nemmeno. Quindi possiamo permetterci di avanzare per questa terra. Perché per il coso quiete, come si chiama, per Val Quiete ancora dobbiamo aspettare molto.
Dove si va? Qua. Sì. Pikmin bianchi e basta. Facciamo. Che un po' li lascio a lui. Tra cui c'era un rosso intrufolato. Quando mai? Ci metteranno tanto, tanto tempo, lo so, però lasciamo lui, cioè lui, Olimar, qua. E prendiamo lui insieme a questi Pikmin e lo portiamo lo portiamo eccolo qua. Peccato che ne abbiamo solo 10 e dovremmo aspettare molto tempo, per cui ci risentiamo dopo. Ah, piccolo dettaglio, ne abbiamo 15, non 10 come mi sembrava. Infatti ne ho lasciati 6, cioè... Sì, come sì. Ah no, ne ho lasciati 11 qua. 11? Ma so contare. Questi sono 10. Ne ho lasciati 10 qua e 5 qua. Questi sono estremamente... Ok, questi stanno finendo, quindi prendiamo un po' di questi. Lasciamogliene solo due, va. Rosso, fottiti, con affetto. E andiamo ad aiutarli. O finiamo domani mattina. No, letteralmente finiamo domani mattina. E noi non possiamo rimanere di sera. Quindi... sbrigatevi. Era, lo so, stavo per dire una via di mezzo tra veloce e sbrigatevi. Svelociatevi. Esattamente. Qua stanno accelerando. E là hanno finito. Sono due, quindi ora ci metteranno di più. Vabbè, devono abbassare solo uno strato. Posso aiutare con dei pugni? Sacrifichiamo uno Skippy al vento. Come faccio a prenderne uno? Ne ho presi tre. E invece ne voglio uno. No, non voglio entrare. Ah, se ne scappa semplicemente. Ah, non se ne scappa. Emergenza, i Pikmin stanno male. Se suona il fischietto con B, forse puoi aiutarli. Ah, ok. Idiota, stai fermo. Grazie. Dall'altra parte. Procedete bene, procedete bene. Prendo in prestito questi. Perché se no là non ci sbrighiamo più. A parte che sicuramente il giorno finirà, quindi pazienza. Forza e coraggio. Hanno finito là. Ho sentito un rumore. No. Devo andare a prendere i Pikmin. Pazienza, faremo domani. No, almeno hanno finito. Però... ah, c'è un mappamondo, ottimo. Domani lo andremo a prendere. 88. No. Simpli. No. 86. 8. Alla fine quel Pikmin rosso è morto? Sì. Ok.
Wow, quante cose. Tra un sacco di puntate. Parti, quel che è. Anche un po' di morti. Papà, non vale, non vale. Sei partito per una spedizione senza di me. Promettimi che la prossima volta ci porterai pure me. Dai, promettilo, promettilo. Ci porterai pure me. Porterai pure... Ci porterai... non intendo il significato, ma va bene lo stesso. Continua. Cento per cento, tutto a posto. Abbiamo preso tutti i tesori finora. Non punta al 100% in questo let's play, però se deciderò di farlo alla fine, insomma, mi sono portato avanti. Quindi abbiamo aperto due porte e la macchinetta, insomma, la navicella vuole romperci. Buongiorno, i Pikmin bianchi sono sicuri nel mio scafo insieme a quelli viola. Entrambi i tuoi, i tipi dormono tranquilli senza litigare. Ho cercato di metterli a loro agio. Per levare i Pikmin bianchi basta fermarli nel cerchio di luce sotto di me e premere A. Altra cosa, cerchi il nostro affare con il lavoro. Ogni tanto può servire anche a fare una pausa. Bla bla bla. Ok. Ok, ok, ok. Pikmin viola. 20. Pikmin bianchi. Tutti. Pikmin rossi. Bella domanda. 40. Pikmin. Basta, non ho altri tipi, idiota. Quindi prendiamone altri. Bene, andiamo a quelle zone che abbiamo sbloccato. Oh, diamine. Vabbè, sono innocui. Qua, come vedete, è cresciuto un... Vabbè, ce lo spiegherà la navicella, come non detto. Che cos'è? Una strana forma di vita botanica si è diffusa sul terreno in questa zona. Interessante, i miei sensori indicano la presenza di altre piante che crescono qui sotto. Veloci che non abbiamo molto tempo, cioè ne abbiamo un'eternità, però facciamo finta che non abbiamo, ok? Ok. Con quell'habitat i fiori non possono crescere. Si è risvegliato il mostro. E con solo due non ci faccio nulla. Uno per forza me lo devi uccidere, vero? No, non me l'ha ucciso. Soltanto danneggiato e grazie al fischietto si è salvato. No, non mi interessa il tuo stupido cadavere. Andiamo prima di qua. Beh, Skippy, se vuoi sacrificare la tua vita mi sta bene. Ci godevo se morivi. Oh, un coso giallo. Per ora però non ci serve molto. A parte che Pikmin ne abbiamo già un'infinità, quindi risparmiamo. Sceli. Ma manca un Pikmin. Dove è andato? Epic fail. Ah, eccolo. Non ci vedo molto bene con questa luminosità. Beh, mandiamoceli tutti. Non sono tutti? No! Ma che diamine... No! Pensavo di avercene lanciato uno rosso. Oh,
Forza. Alleluia. Ah. Ah, va bene. Ok. Vediamo cosa c'è. Puzzle che non mi piace tanto. Ma dovremmo farlo, no? Allora, dobbiamo bilanciare il peso. Non è difficile. Ci basterà scegliere i Pikmin viola e siamo a posto. Ok. E in un attimo equipaggeremo tutto. Solo che certi Pikmin rimarranno sotto. Non so come fare adesso. Beh, poi vediamo. Ci lascio un capitano. Ci lascio Olimar. Questi non possono salire. Acqua. No, non mi gusta. È un nuovo tipo di bacca. Questo mi gusta. Siamo vicino alla navicella? What? Ma di dove? Precisamente. Di qua. E il problema è che se volessimo arrivare da qua dobbiamo farci tutto il giro. Tesori in giro ce n'è, che prendo bianchi? Non mi sembra. C'è un dungeon. Elettricità, non possiamo. Incredibile, questa bacca viola contiene essenza ultramara. Non ha valore economico, ma potrei studiare le potenzialità. Portatene un altro esemplare. Arriverà, arriverà. Non c'è nient'altro in giro? Non mi sembra. Mancano bacche. Dannazione, prendetele. Invece di stare a buggarsi. Sono sicuro che sono l'unico in tutto YouTube che fa il let's play di Pikmin 2 che ha i Pikmin sempre buggati. Come, un altro esemplare te l'ho portato. Ah, ok. Olimar, ho terminato la ricerca sulle bacche viola che hai scoperto. Ecco lo spray ultra amaro. Non è stato testato, ma credo che abbia effetti straordinari. Avvicina i nemici e premi coso verso l'alto per spruzzarlo. Mi sta finendo la voce. Se è necessario posso produrre una bottiglia di spray dal succo di 10 bacche. Premi Start Pause per parlare con me. Non mi interessa di parlare con te. È l'ultima cosa che voglio fare. Soprattutto col mal di gola. Bene. Quindi scendiamo. Pikmin. E andiamo a esplorare l'altra zona. Perché mi sembra che non ci sia nulla. Come ho detto. Beh, questo non è indispensabile prenderli, ma non sia mai. Quindi. Olimar. Mi prendi tutti questi Pikmin. E comincia a farti strada.
Così ci uniamo a lui. No, possiamo unirci attento così. Anzi. Andiamo a prendere quei Pikmin là che stavano a raccogliere bacche. Le hanno già prese tutte? Ottimo. Beh, quei Pikmin non sono in pericolo là da soli, quindi possiamo lasciarli là. Sono due, soltanto due. Wow. Straordinario, questo oggetto è molto simile a quello trovato nella Valquiete. Esaminando con attenzione potrei ricavare nuovi dati planetari. Questo non me l'aspettavo. No, non me l'aspettavo. Ed è pure pedofila. Pedofila e infame. Ok, mi hai fregato, lo ammetto. Già. Non 50. Se ne servono 10, 1. Basta. Dannazione. Oh, uno ho detto. Detto 1. E non 0, e nemmeno 2. Ah sì, giusto. Non mi quadravano i conti. Sono due che sono là. Questo è un ponte che possiamo tirar giù. Giusto? No? Come no? Non si ci può lavorare? Io mi ricordavo di sì. Vabbè, prendiamo il mappamondo. Quanti? Tanti, molti. Ok. Acqua. Pericolosa. Siamo sicuri che non possiamo farci nulla? Sì che possiamo! Boh. Mi fai separare i due tipi? Ok. I due tipi. Sembra il titolo di un telefilm. I due tipi in prima TV stasera su Toaster Channel. Date un buon aiuto, dannazione. Cosa avranno fatto quei due Pikmin mentre non c'eravamo? Proiezione geografica.
Questa semisfera contiene un microchip. Proverò a decifrare i dati. Recupero dati completato. Come pensavo, il microchip contiene altri dati topografici. Ho aggiunto i dati al mio database con il nome di mappa rilievo. Bene, bene, bene. Questi hanno finito. Mi sembrava che lui stesse lanciando un laser dalla sua capoccia. Ah, forse so a cosa serve questo ponte. Piccoli coletti. Niente interessante. Sembrerebbe. O forse roba da scavare. Ovviamente. Ma questo la prossima volta. Perché oggi concludiamo qua. Olimar, vedo che stai prendendo appunti nella lista dei tesori. Ti ricordo che questo è un viaggio d'affari. Ecco perché la navicella scrive una guida agli acquisti per i tesori. Lo fa? Wow. Bene, spero che questa parte vi sia piaciuta. Lo so che questo non è uno speciale, un waiting for you, come lo volete chiamare. Adatto soltanto che non avevo altre idee. Quindi, niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.